in esame. Esporre dati in formato aperto. Qualche suggerimento per la pagina note legali dei siti web pubblici che li espongono? Beh, come suggerimento per correttamente applicare le licenze e quindi correttamente esporre un dataset sul web in modalità open, direi che c'è un unico e molto semplice criterio, che è quello della estrema chiarezza. Noi dobbiamo mettere il più possibile nelle condizioni il nostro lettore, l'utente che arriva sul nostro sito web, di capire quali sono i termini d'uso del nostro dataset, della nostra opera, del nostro documento. Questo perché? Perché abbiamo de già detto prima, un documento non licenziato correttamente, cioè non licenziato chiaramente, deve essere sempre trattato come un documento sotto copyright, perché qualcuno l'ha creato e quindi qualcuno potrà sempre vantare un diritto d'autore o un diritto connesso o un diritto sui generis. Se vogliamo renderlo veramente libero, dobbiamo essere molto chiari e dire: signori, questa è la licenza applicata e questa è una licenza open perché ha queste determinate caratteristiche. Se poi andiamo a leggere le linee guida di Creative Commons, Creative Commons fa un passo in più, cioè ci dà delle indicazioni molto chiare, molto tecniche per applicare correttamente le loro licenze. Basta andare sul sito di Creative Commons, soprattutto quello in versione, diciamo, originale, quindi quello.org americano. C'è un widget che ci guida nella scelta della licenza, ma non solo ci guida a scegliere le 6 licenze. Alla fine della nostra scelta, quando abbiamo capito qual è la licenza più opportuna per i nostri scopi, per i nostri usi, il widget ci fornisce anche una stringa di codice HTML che noi possiamo prelevare ed embeddare, potremmo dire, cioè nascondere, infilare all'interno del codice HTML della nostra pagina web. Questo cosa fa? Non solo fa comparire un disclaimer appunto nel testo della pagina web con scritto quest'opera è licenziata sotto licenza Creative Commons e inserisce il link come appunto è indicato dalle linee guida, ma essendo fornito anche di metadati permette ai motori di ricerca di trovare la nostra opera, di trovare il dataset e di individuare che quel dataset è licenziato con quello specifico tipo di licenza. Questa è una cosa molto importante, molto potente, perché chiunque va su Google, pensate ad esempio alla ricerca avanzata di Google, se voi andate in fondo, nella ricerca avanzata c'è una voce che si chiama diritti d'utilizzo, che ci fa capire come Google appunto sia attrezzato per riconoscere questi metadati e quindi poter dire all'utente che sta cercando un dataset oppure un brano musicale oppure un libro che quell'opera ha quelle caratteristiche di licenza, ha una licenza di questo tipo, permette ad esempio anche l'uso commerciale, permette ad esempio anche la modifica dell'opera. Questa cosa è molto potente, soprattutto in un'ottica di web semantico, e quindi io consiglio il più possibile di seguire queste indicazioni. Al di là di questo, quello che appunto è richiesto è di essere chiari, cioè far sì che nel disclaimer ci sia chiaramente chi è il titolare dei diritti. Quindi la pubblica amministrazione o il soggetto che espone i dati in modo molto chiaro, l'anno in cui parte il copyright, quindi 2004, 2005, 2012, 2015, a seconda di quando è stato pubblicato il contenuto, e chiaramente l'indicazione della licenza scelta. Dire Creative Commons non basta perché sono 6 e quindi dobbiamo dire quale di queste 6. State attenti alle abbreviazioni che a volte possono confondere le idee e vi ricordo soprattutto, molto importante, l'indicazione del link della licenza. Mettendo il link siamo sicuri che l'utente non può sbagliare, perché basta fare clic e viene mandato alla pagina di Creative Commons in cui c'è il testo della licenza integrale. Quindi l'abbiamo messo nelle piene condizioni di informarsi su quali sono i termini d'uso della mia opera, del mio dataset. Questo è esattamente ciò che è richiesto e consigliato.